Buonasera a tutti cari amici di YouTube, benvenuti sul mio canale, io sono Samuela Giove, questo è il mio canale, benvenuto a te che sei un vecchio iscritto, benvenuto a te che sei un nuovo iscritto. Oggi è una puntata molto speciale e particolare, ci sarà una novità. Vi invito quindi a seguire tutta la puntata perché poi capirete. Prima però di entrare nel vivo della nostra puntata, chiamiamola il nostro secondo stato del programma. 3, 2, 1, sigla! Di messaggi, di complimenti e di questo vi ringrazio, inerenti appunto al video della cover del grande Marco Masini. Vi è piaciuto tantissimo, intanto vi ringrazio dei complimenti. Ragione per cui mi è venuto in mente, anzi più che è venuto in mente a me, è stata proprio una di voi, Roberta, che mi segue sempre, a darmi questa, come dire, a darmi questa idea. Tutte le volte che ci sarà nel mese, vedremo anche una volta al mese, se non di più, dipende sempre da voi, che registrerò un video cover, sarete proprio voi a dirmi il cantante, la cantante, il cantatore, la cantatrice della quale volete sentire appunto l'esecuzione del brano. Vi ho posto su Instagram questa domanda proprio inerente alla puntata che state per vedere, quindi se ancora non avete fatto nella puntata che verrà, mi raccomando, esprimete la vostra opinione. E ha vinto appunto un cantante, ma avete richiesto di seguire un brano di un cantante molto famoso. Lui infatti ha partecipato al Festival di Sanremo nel 99. A me piacque subito già dall'inizio perché, oltre ad avere una voce spettacolare, di un'estensione spettacolare, vinse proprio il Festival di Sanremo anche perché è un grande chitarrista. Portò nel 1999, appunto vincendo la sezione giovani di questa meravigliosa canora, con una canzone che è veramente stata interpretata da tanti, specialmente soprattutto la grande Mina l'ha riproposta e l'ha riarrangiata, perché Oggi sono io è stato veramente, e fu allora un successo, ma ancora continua ad essere un successo, cantato e veramente riproposto da tanti. Io ve lo ripropongo con molto molto piacere perché Alex Britti è uno dei miei cantanti preferiti, è un ragazzo veramente molto molto genuino, ma con delle capacità, delle doti pazzesche. La canzone che appunto andremo ad ascoltare sarà è una canzone appunto che parla d'amore, ma con degli arrangiamenti davvero eccezionali, ed è davvero ogni volta che le seguo, ma che anche la risento, mi provoca sempre delle grandi emozioni perché è davvero una meravigliosa canzone. Quindi adesso andiamo ad ascoltare e vi do anche qualche indizio, perché comunque faremo proprio la presentazione come appunto si fa, come se fossimo veramente al Festival della Canzone Italiana, quindi nel Teatro Ariston. Prima però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non avete fatto, attivare la campanella, mostrare che vi siete avvisati tutte le volte che c'è un nuovo video. Mi raccomando, tanti pollici in su, fatemi sapere se l'interpretazione di questo brano vi piace, se l'idea proprio che sarete voi ad indicarmi l'autrice o il cantante con il brano che appunto volete che io esegua per voi. Fatemelo sapere con tanti like, fatemi sapere anche giù nei commenti che cosa ne pensate. Ci sentiamo come sempre su tutti i social media, sono su Facebook, Instagram, la mia pagina sta avendo come sempre tanto successo. Fatemi sapere se anche voi amate cantare, mandatemi video, perché no, mandatemi video delle vostre esecuzioni tramite direct, magari potremmo confrontarci, mi fa sempre tanto tanto piacere. Tutti i miei video vi ricordo che sono sulla piattaforma YouTube, come leggete qua sopra, ogni venerdì. Vi ricordo di condividere questo video. La musica è una grande terapia, dico sempre io, specialmente in questo periodo la musica è stata veramente estremamente importante. Non dimentichiamo di supportare grandi cantanti che magari in questo periodo vivono un periodo un po' di stop, facendogli sentire il nostro affetto. E quindi mi raccomando, condividete il video. Come sempre continuate a mandarmi le vostre mail, uscirà tra breve
è la posta del cuore, una delle vostre rubriche preferite, e quindi mi raccomando, continuate a inondarmi di mail come state facendo. Io vi lascio all'esecuzione, però questa volta, prima di dire con Samu in cucina, ogni realizzazione è divina, facciamo una presentazione come si fa, come se fossi davvero sul Festival di Sanremo nel mitico Teatro Ariston. Quindi, diamoci un tono, un contegno. Quindi, dirige l'orchestra il maestro Federico Capranica con il brano Oggi sono io di Alex Britti, canta Samuela Giove. E non so perché quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra inutile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare oridori e coratori e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco neanche a dire come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi, come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire mi piaci per davvero, anche se te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto e non me ne frega niente se dovrò. Così anche questa notte è già finita e non so ancora dentro come sei. Non so neanche se ti rivedrò. Vorrei essere soltanto un'altra inutile occasione. E domani poi ti rivedo ancora. E mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto. Ci sono io.